Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB. Beh, un pensiero per queste festività e l'attenzione ovviamente rivolta al nuovo anno, al 2016. Veniamo da un 2015 davvero triste per quanto riguarda la situazione ambientale, per quanto riguarda la sicurezza sul posto di lavoro. Ma io spero che il prossimo sia un anno diverso rispetto a quello che abbiamo affrontato, diverso agli ultimi tre in particolare, rispetto alla questione dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro. Che sia un anno di svolta vero, di riscatto per tutta la città di Taranto, perché quello che stiamo facendo stamattina è sostanzialmente un ragionamento anche rispetto a quello che l'azione della nostra organizzazione rispetto al futuro che è innegabilmente legato a quelle che sono tutte le situazioni di criticità che la nostra città stanno vivendo, partendo dalla questione Ilva, arrivando poi via via a tutte le altre aziende come Teleperformance che purtroppo stanno subendo, anche se per altri versi, come dire, i ricatti a cui i lavoratori sono sottoposti in questi anni. Franco Rizzo, un momento anche di aggregazione, quello di oggi, un riunirsi tra tutti gli iscritti e i simpatizzanti dell'USB? Sì, ecco, diciamo che la giornata di oggi è una giornata piacevole perché poi ti fa rendere conto rispetto a quando siamo partiti a meno di 3 anni fa, dove eravamo pochissime persone, ti fa rendere conto di come si è allargata la famiglia, perché noi intendiamo il sindacato come una famiglia, cioè come far parte di questa organizzazione non vuol dire pagare semplicemente un'iscrizione al sindacato, ma vuol dire essere partecipi delle idee dell'organizzazione, quindi dare il proprio contributo anche in termini di carattere sociale, che sono, come dire, iniziative che noi anche per l'anno nuovo riproporremo nuovamente.